Hermes Fulgoni, tra le note positive di ieri, il portiere Fowler che è stato autore insomma, di interventi mirabolanti, direi, no? L'esplosività di questo portiere, possiamo forse scomodare qualche paragone scomodo? No, ieri secondo me ha già disputato una buona partita, è la seconda che disputa, già ha dimostrato di essere migliorato. Sicuramente che ha ancora qualche lacuna da colmare e da mettere a posto, però secondo me la gara di ieri è stata una gara molto positiva, specialmente sui tiri in porta, si è dimostrato, ha fatto una parata incredibile sul calcio di punizione, poi altri due importanti. Deve migliorare su certi aspetti, però secondo me ha fatto una buona partita. Ogni tanto la critica magari tira fuori, che ne so, le uscite, cioè come sta andando sulle uscite questo portiere, e ci teniamo a fare opera di divulgazione, no? Sentendo chi di portieri se ne intende, insomma la tua carriera come preparatore parla per te, quindi il tuo è un giudizio direi molto probante, no? Un giudizio importante di una persona diciamo così informata dei fatti, no? Parliamo per esempio di ieri, delle uscite di ieri, qualche esempio concreto. No, ieri secondo me ha fatto bene anche sotto questo aspetto qua, perché nel primo tempo ha fatto due uscite, contatto con l'uomo, palla parabola dentro, niente di eccezionale, però è andato, l'ha tenuta, ha fatto bene. Secondo tempo sono passati due o tre palloni dentro l'area, che però palloni tesi in mezzo a 10 persone, il portiere rischia sempre soltanto. Meglio preferisco che stia in porta piuttosto che fare un'uscita sul pallone tesi, 10 persone che saltano lì e non sai mai, è difficile prendere i tempi anche perché gli attaccanti vanno in anticipo e tu rischi sempre di essere sempre anticipato, quindi a quel punto lì dove c'è da più sicurezza stare in porta piuttosto che rischiare su delle palle tese come c'è stato ieri. Quindi anche secondo me non è che ha sbagliato lui anche le uscite, quelle che dovevano essere fatte le ha fatte. Certo, tra le altre cose è stato insomma tra i migliori in campo, perché come dicevamo ha salvato più di una volta il risultato anche con parate importanti, però è giusto specificare insomma anche altri dettagli che possono sfuggire, sì, dopo, agli occhi non esperti. Sì, dopo lui ha sbagliato due rinvii, uno che gli aveva detto di non calciare di controbalzo perché il terreno variato ti può spostare la palla, quindi la prendi male e non la... E quindi lì però avrà fatto 30 rinvii, se poi due vengono un po' sbilenchi, non è che, perché se abbiamo un portiere capace destro e sinistro di metterla dove vuole, uscire su palloni tesi, parare tra i pali, lo facciamo giocare in prima squadra in Serie A. Certo, questo è l'augurio chiaramente, certo, che possa anche avvenire nel giro di qualche tempo. Poi Zommers permettendo, perché ricordiamoci, no, abbiamo Zommers un signor sta facendo un campionato incredibile, perché anche lui sta facendo proprio, ma io sono contento veramente di tutti e quattro i portieri, dei miglioramenti che hanno fatto dall'inizio adesso. Di tutte, certo, e quattro, secondo me. Tra l'altro Ciotti è andato anche a giocare con la Juniores. Con la Juniores ha fatto molto bene, quindi no, io sono contento dei miglioramenti. Poi sono convinto anche che per la partenza di Zommer siamo coperti coi portieri. Proprio lui, tra l'altro, che stava passando lì dietro. Eccolo là. Quindi dicevamo che appunto i miglioramenti di Zommers ma anche di tutti gli altri, tra l'altro appunto quando lui partirà a novembre con un fold in questo formato e gli altri in crescita, possiamo stare tranquilli secondo che possiamo me, anche sì, aspettarlo. A portieri, secondo me possiamo stare tranquilli che quando Zommers non ci sarà, ci sarà dei portieri che faranno il suo. E un'ultima cosa sempre su Folk, è giusto celebrarlo come protagonista, ieri probabilmente sarebbe stato anche giusto farlo parlare, ma con la lingua ancora non è il massimo, e quindi insomma preferiamo parlare di lui con chi lui lo conosce molto bene e con chi lo sta preparando soprattutto. Com'è che era arrivato a Parma questo giocatore, no, e com'è stato il suo processo di crescita? Non so chi è che l'ha portato, solo che un giorno mi hanno detto: guarda, c'è un portiere di colore che viene qua, avremmo piacere che tu lo vedessi e che ci dassi un giudizio. Io, come l'ho visto, secondo me ho visto in lui delle qualità importanti, qualità, certo, importanti, e
e c'era solo da lavorarci su perché non aveva coordinazione, non c'aveva, aveva tanti limiti. E allora, lavorando su questi limiti, tenendo buone le sue qualità, secondo me si riuscirà a fare qualcosa di importante per questo portiere qua. Tra l'altro anche perché questi miglioramenti sono avvenuti nel giro di poco tempo, no? Quindi insomma i Sì, segnali sono stati i importanti fin segnali sono dall'inizio. stati importanti. Tra l'altro lui è anche un pararigori, ieri siamo stati un po' sfortunati con il rigore, ma non è tanto colpa sua che uno l'ha anche comunque Sì, ne ha parato, parato uno, purtroppo. toccato un altro. Peccato Peccato che doveva prendere anche il secondo, e quindi eravamo un po' più. Però è Però. stato un bravo paraportiere, un bravo pararigore anche l'altro portiere, tutto sommato, no? Sì, Ha alla fine ha fatto, si parato due vede portieri anche l'altro, portiere, quindi ha fatto bene, voglio dire. Certo. Va bene, grazie Hermes, perché insomma, questa lezione sui portieri ci serviva, No, dobbiamo insomma, apprendere tanto. perché tutti criticano, no? Io sono d'accordo anch'io, il portiere deve fare le uscite, devono essere allenati per fare le uscite, però ci sono tante situazioni che tiro teso, gli attaccanti vanno sempre in anticipo, il portiere non può andare in anticipo, il portiere deve vedere la traiettoria dove va a finire per leggerla. E si rischia sempre di arrivare dopo, perché i movimenti degli attaccanti, uno va sul primo palo, uno a centrale, uno va sul secondo, loro vanno in anticipo e il portiere non può andare in anticipo perché non sa dove va a finire. Loro vanno, se arriva la colpiscono di testa, il portiere deve vedere prima di partire dove cade la palla e quindi sulle palle a parabola è facile leggerle, sulle palle tese è difficilissimo e cerchi sempre, è difficile che uno possa arrivare anche giusto, può arrivare in ritardo, ma se arrivi in ritardo la combini, lasci la porta sguarnita e quindi c'è solo la facilità di prendere gol. A quel punto lì meglio stare in porta.